È finita male la fuga di un ladro di auto nel quartiere Villaggio Santa Rosalia di Palermo. Il 19enne, dopo aver forzato la serratura di un fuoristrada ed essersi messo alla guida, è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri e ha tentato la fuga innescando un rocambolesco inseguimento ad alta velocità durato per circa 2 km. Alla fine il giovane ladro si è lanciato dal mezzo in marcia per tentare un'estrema fuga a piedi. La Jeep, priva di conducente, continuando la corsa, ha scavalcato una banchina in cemento e un guardrail, invadendo trasversalmente la corsia centrale di Viale Retostradale di Palermo. I carabinieri hanno inseguito il fuggitivo a piedi, bloccandolo dopo circa 200 metri.